Lode alle 21 tara. Le lodi alle 21 tara. Invocazione. Allora, recita queste lodi e offri prostrazione opzionale. Mentre reciti, contempla come segue, con ciascuna lode e prostrazione, proprio come una scintilla di fuoco proviene da un'altra, una replica della rispettiva tara si manifesta e si assorbe in te. Invocazione. Dalla tua terra pura del Potala sei nata dalla verde lettera Tam, il tuo capo è adorno con Amitabha, madre dell'azione di tutti i Buddha dei tre tempi. Ti prego, Tara, vieni con il tuo seguito. Prostrazione. Gli dei e i semidei con le loro corone si prostrano ai tuoi piedi di loto. A te, madre Tara, che liberi da tutti i problemi, mi prostro. Le lodi. Om, mi prostro alla venerabile Arya Tara. Omaggio a Tara, la veloce eroina, i cui occhi emanano lampi come fulmini istantanei, nata da un loto nell'oceano di lacrime di Avalokitesvara, il signore dei tre mondi. Omaggio a colei il cui voto è come 100 lune piene autunnali e risplende con la luce abbagliante di un migliaio di costellazioni. Omaggio a colei le cui mani sono adorne con fiori di loto, Tara blu oro, personificazione di tutte le perfezioni, generosità, entusiasmo, disciplina, serenità, pazienza e concentrazione. Omaggio a colei che è la corona dei Tathagata, la cui azione vittoriosa è senza limiti. O sorgente di ogni perfezione, i figli dei vittoriosi si affidano a te. Omaggio a colei che, pronunciando tuttare e hum, pervade il regno del desiderio, le direzioni e lo spazio. Ella calpesta i sette mondi e ha potere di attirare tutte le forze. Omaggio a colei che è venerata da Indra, Agni, Brahma, Vaju e Isvara e tutti i grandi dei, gli spiriti, Buddha, i morti resuscitati, i mangiatori di odori e gli Yakshya, di fronte a lei cantano lodi. Omaggio a colei che pronunciando Trad e Pat frantuma completamente i diagrammi magici. Con la gamba destra ritratta e la sinistra distesa, divampa nel mezzo di furiose fiamme dardeggianti. Omaggio a Ture che annienta completamente le grandi paure e i demoni più potenti, che con una espressione irata del suo volto di loto uccide tutti i nemici senza eccezione. Omaggio a colei squisitamente adorna con la mano al cuore nel mudra dei tre gioielli, la sua gloriosa ruota pervade tutte le direzioni con una sfolgorante esplosione di luce. Omaggio a lei, raggiante di gioia, la cui corona splendente emana una ghirlanda di luce, sorridendo e ridendo pronuncia tuttara, soggiogando i demoni e gli dei del mondo. Omaggio a colei che ha il potere di convocare l'intera assemblea dei protettori del luogo, con un'espressione minacciosa vibrante hum, conduce alle libertà da ogni miseria. Omaggio a lei, coronata da una luna crescente, i cui ornamenti abbagliano luminosamente, e dal nodo dei suoi capelli
Buddha Amitabha costantemente irradia fasci di luce splendente. Omaggio a colei che dimora nel mezzo di una ghirlanda di fiamme come il fuoco alla fine di un eone. La sua gamba destra distesa e la sinistra ritratta. Gioia per i suoi seguaci e flagello delle truppe dei nemici. Omaggio a colei che batte i piedi e con i palmi delle mani preme sulla superficie della terra. Con uno sguardo minaccioso e risuonante hum, sottomette tutti nelle sette dimensioni. Omaggio alla beata, virtuosa, pacifica, che gode della pace del nirvana, con i suoni infallibili di Svaha e Om, cancella anche le più gravi negatività. Omaggio a colei cui seguaci sono gioiosissimi, che stritola completamente il corpo dei nemici, la cui lettera di conoscenza Hum e le 10 sillabe del mantra poste sulla ruota al suo cuore concedono la liberazione. Omaggio a Ture che batte i suoi piedi, la cui essenza è la sillaba seme Hum che scuote e fa tremare i monti Meru, Mandara, Vindhya e tutti i tre mondi. Omaggio a colei che tiene nella sua mano una luna simile a un lago celestiale, dicendo Tara due volte, e anche il suono Pat dissipa completamente e per sempre tutti i veleni. Omaggio a colei a cui si affidano i re degli dei e gli spiriti, la cui armatura diffonde gioia per tutti, placa i conflitti, così come i brutti sogni. Omaggio a colei cui due occhi sono brillanti come il sole e la luna piena, dicendo Hara due volte e tuttara calma e dissipa le malattie epidemiche più terribili. Omaggio a colei che dispone delle tre nature, perfettamente dotate del potere della serenità, annienta le moltitudini di spiriti morti, resuscitati e Yaksha, o Ture, eccellente e sublime. Così si conclude la lode del mantra radice e l'offerta dei 21 maggi. Adesso una breve recitazione del mantra di Tara. Om Tare Tutare Ture Soha, 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 Om Tare Tutare Ture Soha.